Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a parlare delle 10 cose che mancano ad ogni italiano che vive all'estero. Un qualsiasi italiano che vive o ha vissuto all'estero per un periodo della propria vita, avrà sicuramente provato almeno una volta nostalgia di casa e soprattutto per una delle cose che andrò ad elencarvi, in questo video. Per cui se fate parte della categoria, guardate il video fino alla fine e ditemi se avevo ragione o meno e soprattutto se magari avete qualcosa di cui avete nostalgia e che non ho nominato, potete lasciarmela in un commento qui sotto. La prima cosa che manca ad ogni italiano che vive all'estero è la tipica colazione italiana al bar con caffè e cornetto, soprattutto senza spendere una fortuna. Considerate che nella maggior parte dei paesi che non sono l'Italia, un espresso, perché bisogna specificare, ricordatevelo, costa minimo minimo 2 euro. E il rischio di avere una brodaglia al posto dell'appunto tipico espresso italiano è veramente molto molto alto. Seconda cosa che manca agli italiani all'estero sono i prodotti da forno. Non che non ci siano panettieri all'estero, per carità, ma trovare un buon prodotto da forno come le focacce o le pizzette è praticamente impossibile. Quando le trovate non sono di altissima qualità e le pagate una fortuna. Al numero 3 c'è l'aperitivo con gli amici, che è una cosa italiana al 100%. In nessun altro paese è facile trovare un bar o un locale in cui sedersi con gli amici nel tardo pomeriggio, bere una roba e spiluccare un po' da mangiare, appunto come facciamo noi italiani all'ora dell'aperitivo. Al nord addirittura all'ora del nostro aperitivo stanno anche già cenando, per cui è praticamente impossibile. Per fortuna c'è chi ci viene un pochino dietro, ovvero gli spagnoli con le loro tapas, quindi nel caso abitiate in Spagna non avrete problemi per quanto riguarda questo punto dell'aperitivo con gli amici. Quarta cosa è la pizza, che non ha bisogno di commenti in realtà, ma vi dico veramente, se riuscite a trovare una buona pizzeria italiana all'estero che faccia una pizza buona e soprattutto che non ve la faccia pagare uno sproposito, siete veramente fortunati. Anzi, mandatemi l'indirizzo che vorrei provare appunto questa pizza. Al quinto punto, non ci spostiamo di molto perché c'è la pasta, ovvero tutta la cultura dei primi piatti che c'è in Italia. E ad ogni italiano, fidatevi, manca assolutamente la pasta come la fanno la mamma o la nonna, perché sono assolutamente inimitabili. Visto che siamo più o meno a metà video, vi ricordo che se non siete iscritti potete iscrivervi al canale, arriveranno altri video sul genere e se volete potete anche attivare la campanella in modo tale da non perdermi appunto i video che andrò a caricare. Inoltre, se il video vi sta piacendo, lasciate un bel like e magari condividetelo con i vostri amici. Se avete qualcuno di loro che vive all'estero, mandategli il link di questo video su WhatsApp in modo tale che abbia il collegamento diretto e possa farmi sapere se gli mancano queste cose oppure no. Al numero 6, i cocktail, quelli fatti bene. Mi è capitato quando ero in Australia, in realtà in Germania molto poco, di andare in qualche locale così e bermi un cocktail. Ebbene, era veramente qualcosa di sostanzialmente imbevibile perché era letteralmente annacquato. Uno sciottino invisibile di alcol affogato in qualsiasi altro di analcolico ci andasse appunto in quel cocktail. Peraltro non potevo nemmeno rifugiarmi sul vino perché appunto come il vino italiano non ce n'è nessuno. La mia fortuna è stata quella appunto di passare l'ultimo periodo della mia vita in Germania, dove perlomeno ho potuto apprezzare della buona birra che per fortuna mi piace e soprattutto era anche decisamente economica. Ora però di cibo e bevande ne abbiamo già parlato abbastanza, per cui proseguiamo con altre cose. Al numero 7 troviamo il bidet, una cosa assolutamente scontata in questa lista, ma la sua assenza al di fuori dei confini italiani si fa sentire per qualsiasi italiano all'estero. Ed è una cosa veramente incomprensibile perché questo sanitario è veramente conosciutissimo e utilizzatissimo in Italia, ma è assolutamente snobbato in qualsiasi altro paese del mondo, inspiegabilmente peraltro. Per fortuna però negli ultimi anni le cose si stanno un pochino evolvendo anche all'estero e i più fortunati di voi potranno aver trovato una casa o un appartamento o un hotel che li ospita appunto e che possiede un bidet. Al numero 8 ci sono gli orari, quelli flessibili a cui siamo abituati noi in Italia. Noi italiani siamo abbastanza dei ritardatari cronici,
La sottoscritta purtroppo no, è piuttosto puntuale, arriva sempre in anticipo, però da questo punto di vista per cui non mi reputo molto italiana, però diciamo che il famoso quarto d'ora accademico esiste solo in Italia e per l'appunto la dice lunga sulle nostre abitudini in materia di puntualità. All'estero per l'appunto, soprattutto al nord, se avete un appuntamento alle 15 dovete essere lì almeno 5 minuti prima, altrimenti risultate comunque in ritardo e potreste addirittura offendere chi ha l'appuntamento insieme a voi. Al numero 9 c'è la famiglia, la mancanza della famiglia italiana si fa sentire, soprattutto la mamma che prepara i piatti più buoni del pianeta, o le battute del papà, le litigate con i fratelli anche, perché sì, è vero che tramite WhatsApp e le videochiamate siamo tutti un pochino più vicini, c'è la possibilità di vedersi e di scambiare appunto due parole in compagnia, però non è comunque la stessa cosa. E da questo discorso lascio fuori gli animali domestici perché quello è un caso veramente a parte, soprattutto per chi appunto ci è molto affezionato a cani, gatti o qualsiasi altro tipo di animale. Al numero 10 c'è l'italianità in generale, ovvero tutto quello che rispecchia la cultura e la natura del nostro paese e del nostro modo di essere italiani. L'arte che c'è nelle nostre città, la bellezza di mari, monti, le spiagge, il cibo e tutti i nostri paesaggi, eccetera. Tutte cose che ci fanno apprezzare la compagnia e la condivisione di momenti semplici con chi ci sta vicino. Insomma, andare all'estero è il modo migliore per capire che cosa c'è nella nostra vita che ci fa sentire veramente a casa. Se anche voi vi siete ritrovati nelle mie parole, lasciate un like, iscrivetevi al canale perché arriveranno ovviamente altri video anche sul genere. Se appunto vi ritrovate nelle cose che ho detto o se avete qualcos'altro che vi manca dell'Italia, lasciatela in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!